Hai appena accolto un cane in canile e in casa è tranquillo, sereno, felice, ma non esce a passeggio perché ha paura oppure abbaia tutti, insomma ha alcuni problemi che non riesce ad affrontare. Hai già provato a dargli tante coccole perché prima era in canile ed era abbandonato tra virgolette a se stesso perché stava in una gabbia, hai già provato a rassicurarlo con la voce, hai già provato a fare determinate cose che magari non ti hanno portato a un risultato e ti senti scoraggiato. Bene, lascia che ti spieghi il perché non hai ottenuto risultati. Prima di tutto perché occorre conoscere la psicologia e la comunicazione canina per poter aiutare un cane a rimanere sereno, tranquillo e soprattutto a superare il trauma del box e del canile. Occorre conoscerla ed applicarla nella quotidianità per poterlo vedere sereno e felice. Molto spesso accade che le persone che decidono di accogliere un cane in canile si limitano a coccolarlo o a dargli tante attenzioni. E come ti dicevo poco fa, questo sì è importante, ma non è la soluzione ai problemi. Questo perché i cani comunicano in modo diverso. Tu ora li vedi lì, sono tutti tranquilli, ognuno che si fa gli affari propri. Non ne vedi mai uno appiccicato all'altro, uno addosso all'altro, perché non lo amano, perché non è nel loro DNA, perché non è nella loro natura. Sono animali curiosi che gli piace scoprire, gli piace curiosare. Ed è per questo che occorre conoscere ciò di cui loro hanno bisogno per poter affrontare la quotidianità in modo sereno e poter far sì che anche il tuo cane, anche il cane che hai salvato in canile, possa viversi una vita serena e felice. Le coccole sì sono importanti, ma prima di tutto c'è la psicologia, la comunicazione canina. Perché altrimenti ciò che avrai sarà magari un cane ancora più spaventato, ancora più problematico e la frustrazione che tu hai aumenterà sempre di più perché non sai come risolverlo. Quindi chi sia un cane dal canile, che sia già adulto, che sia cucciolo, la cosa importante è la psicologia e la comunicazione canina per aiutarlo ad essere più sereno, più forte e che sappia gestirsi le emozioni della quotidianità e soprattutto che possa viversi la vita insieme a te, perché è questo che tu desideri ed è per questo che tu l'hai salvato da una vita di canile. Quindi hai fatto già un gesto magnifico, fai un gesto superlativo imparando la psicologia e la comunicazione canina, così da rendere la sua vita e automaticamente anche la tua meravigliosa. Clicca sul link qui sotto per scoprire la psicologia e la comunicazione canina. Io ti mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao da Cristian.